Un saluto a tutti e tutte. Io sono Filippo Salaris e come ogni volta vi do il benvenuto a Dizione Podcast. In podcast ma anche in video, perché potete ascoltare questo episodio tranquillamente solo con le orecchie oppure vederlo e vedere anche me che vi dico le stesse identiche cose. Ma vedrete meglio nel caso nel video alcuni particolari che hanno a che vedere con gli esercizi che affronteremo oggi. Dicevo, io sono attore speaker e come anche insegnante di recitazione sono pienamente consapevole dell'importanza di una voce potente e coinvolgente. Sono stati fatti anche diversi studi e si è visto attraverso questi studi che una voce profonda, una voce ben curata ha un effetto diverso su chi ascolta. E quindi noi questi studi prendiamoli per buoni, però ogni voce ha le sue particolarità. Naturalmente dobbiamo saperla sfruttare al meglio. Una voce ricca, dicevamo, e risonante, che risuona nelle cavità del nostro corpo, può fare la differenza. Sia che si tratti di catturare l'attenzione del pubblico durante forse uno spettacolo teatrale o di trasmettere un messaggio efficace semplicemente durante un discorso o una presentazione. E oggi vorrei condividere con voi alcuni consigli per migliorare appunto la profondità e la chiarezza della vostra voce. Immaginate prima di tutto la vostra voce come uno strumento musicale, come un violino oppure un pianoforte. Sì, perché no, un pianoforte. Quando questo strumento è accordato correttamente, le sue componenti sono in armonia e produce in questo caso un suono più ricco, più chiaro, più bello, in poche parole. Quando lo strumento è accordato bene, correttamente, le sue componenti sono maggiormente in armonia e produce un suono più ricco e quindi piacevole. Allo stesso modo, quando il nostro corpo è rilassato, ben accordato, libero da tensioni, la voce può esprimere al meglio e può risuonare ed essere partecipe veramente di ciò che stiamo dicendo, essere a nostra disposizione, nella sua potenza e nella sua profondità. Nel caso voi abbiate problematiche che sono più particolari, io vi consiglio di consultare un medico oppure un logopedista che vi può aiutare più nello specifico. Ma poniamo che queste problematiche non ci siano e allora andiamo nel dettaglio ai nostri esercizi. La chiave per una voce potente, dicevamo, è il rilassamento dei muscoli coinvolti nel parlato. Quindi abbiamo spalle, abbiamo collo, abbiamo anche tutta questa parte qua, bocca, eccetera. E questo c'è più chiaro perché il rilassamento. Immaginate alla voce che avete ogni mattina quando vi alzate. È una voce più piena, più profonda, più piacevole anche per certi versi. Soprattutto noi uomini ce ne accorgiamo tantissimo. Quando ci svegliamo la mattina la nostra voce è bella, bella ricca. Ecco questo perché ci siamo rilassati tutta la notte e quindi non è un dettaglio da poco. Questo invece contrasta con la voce che abbiamo quando siamo tesi, magari durante l'arco della giornata. Infatti la voce in quei casi è tremante, proviene magari di più dalla gola e perde quella che è la sua risonanza naturale, diciamo così. Ma quando siamo rilassati le vibrazioni possono viaggiare liberamente attraverso il corpo, amplificando la voce e conferendole una qualità più ricca appunto e profonda. Ma non voglio essere troppo ridondante. Per raggiungere questo stato di rilassamento io consiglio una serie di esercizi mirati. Uno di questi prevede di inspirare profondamente, semplicemente, trattenere il respiro per alcuni secondi e quindi espirare lentamente, lasciando andare la tensione che abbiamo nei muscoli che sono accessori in qualche modo al parlato. Faccio un esempio, è sempre più chiaro. Inspiro, riempio la pancia, e mentre espiro cerco di lasciare andare le tensioni, collo, spalle. Posso anche fare questo esercizio potenziandolo. Inspiro, tendo, espiro, lascio andare. Ecco, in questo modo potremmo anche buttare fuori un po' di tensione accumulata. Ma l'esercizio più efficace che conosco è quello che viene definito murmuring, oppure mormorio. Chiamiamolo mormorio in italiano. Ecco, immaginate di essere in una grotta, oppure in una cattedrale, insomma, in un ambiente molto molto ampio, in cui la vostra voce può risuonare perfettamente e liberamente in uno spazio aperto, ma contenuto.
Come facciamo? In cosa consiste questo esercizio? È semplice. Parto dalla nota su cui solitamente parlo. Faccio un esempio. Ma più o meno è la nota in cui parlo solitamente. E provo a scendere di nota, in questo modo. Mamma 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 mamma. Vedete? Sentite soprattutto, il suono scende. Lascio lo spazio. Mamma mamma mamma. Ok? Semplicemente io vado contemporaneamente a riscaldare le mie corde vocali, non devo fare niente di esagerato, non devo urlare, non devo portare la voce chissà quanto, ma mi metto in contatto con la mia voce. Sentite come già adesso la mia voce è più piena. C'è una ricchezza maggiore. Sentite? Sto utilizzando più corde del mio strumento. Alcune non erano sistemate, non erano accordate perfettamente. E adesso sono maggiormente in contatto e anche io sento non con l'orecchio, ma lo sento proprio nel mio apparato, che certi suoni suonano meglio, funzionano meglio. Ecco, provatelo questo esercizio, perché vi dà tanto, tanto, ma tanto aiuto se volete trovare una voce più poggiata, più vostra, più in qualche modo ricca. È sempre la stessa parola, non mi vengono in mente altri sinonimi. Bene, abbiamo eseguito un rilassamento, siamo entrati in contatto con le nostre corde, adesso dobbiamo lavorare sulla dizione, tra virgolette, ma soprattutto sulla chiarezza, e vi chiedo di fare questo gioco. Proviamo queste sillabe, e le sillabe sono qui, qua, qui. Non è qui, qua, qua, come i nipoti di Paperino, ma è qui, qua, qui. E qui, proprio in questi suoni, troviamo proprio un'articolazione molto interessante. Iperarticoliamo naturalmente. Non si articola un po', non si lavora con le labbra in questo modo, perché non si capisce nulla. Noi dobbiamo iperarticolare, rendere tutto grande per rendere tutto più chiaro al nostro cervello. Quindi, qui, qua, qui. Se vedete, più che sentire, vedete? Qui si tendono gli angoli della bocca, qua si spalanca la bocca, qui. Altrimenti possiamo provare anche con la I aperta. Qua, qua, qui. E poi velocizzo. Qui, qua, qui, 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 qua, qua, qui, qua, qua, qui, qua, qua, qui. Vedete? Non lo faccio troppo perché altrimenti diventa esagerato e sembro un robot. Ripetete queste sillabe concentrandovi sul movimento delle vostre labbra e sulla proiezione della voce. Qui, qua, qui. Qui, qua, qui. Sentite come tutto più pieno. Una buona articolazione è essenziale, infatti, per trasmettere i vostri messaggi. Se non articoliamo bene, non arriva il messaggio. Delle parole possono anche essere scambiate per altre, in sostanza, rendendo la voce in qualche modo meno comprensibile e meno professionale. Attenzione. È importante, questo ve lo voglio dire, tuttavia, mantenere una voce che sia vostra. Tutti noi pensiamo, voglio avere una voce da speaker radiofonico. In questa maniera siamo stati abituati alla radio ad avere delle voci di questo genere. E non è interessante. Una voce più naturale è sempre una voce più d'impatto, perché crea maggiore empatia. Quindi sì, pulita, tutto perfetto, ogni messaggio giusto, preciso in quel momento, ma deve essere una voce che comunque catturi l'attenzione dell'ascoltatore perché trasmette qualcosa. Non dobbiamo essere troppo asettici, perché se inizio a parlarvi in questa maniera tutto il tempo, probabilmente voi, in questo caso, potreste già cambiare podcast o cambiare video. Ok, lo metterò come trailer del video. No, scherzo. Ecco, quanto la domanda da $1 milione? È sempre la stessa. 15 minuti, 10 minuti al giorno, ma al giorno. Se perdete un giorno non preoccupatevi, se ne perdete due non preoccupatevi, ma riprendete a lavorare e otterrete grandi risultati. La vostra voce sarà più profonda, più chiara, più comprensibile, sempre. Bene, e arriva anche questa volta il momento pubblicitario. Se voleste anche conoscere bene la dizione corretta in italiano, trovate il link qui sotto,
per accedere al nostro videocorso su Udemy a un prezzo scontato, e se voleste anche avere le capacità espressive nella lettura di uno speaker, ma qualcosa di più anche, di un lettore di audiolibri, potete sempre andare qui sotto e trovare il link al nostro corso di lettura e voce, dove troverete tanti consigli e tanta tecnica. Non spaventatevi, è tecnico, è un lavoro tecnico. E poi voi capirete come mettere la vostra espressività, che è sempre un in più, quel passo in più, quella particolarità che ci rende speciali e unici. E farà dire a qualcuno: ah, ascolto lui perché? Per questo, per quest'altro motivo. Se avete domande, non esitate a chiedere, come sempre. Io risponderò nei limiti delle mie possibilità e, come sempre, non mi resta che augurarvi buona dizione.